sono morti? Todos. I cavalli! Dove sono i cavalli, por Dios? Eccoli, Mata, stanno arrivando! Fare di strada per trovarti. E 5.000. Un momento. È lui. Un bel rilancio per il poker, eh? Questa volta non me li gioco. Li voglio investire. Ehi, vecchio. Mi serve il tuo vestito. Te lo compro. Ti bastano? Di, Sartana. È così che investi i tuoi soldi. Thank you.
sai leggere, straccione? Quel cartello vale anche per te. Fira! Cosa vuoi, straniero? Whisky, tequila, da mangiare? Oro. Oro è un certo Mantas. Al cementerio l'oro interessa tutti. I minatori lo prendono dalla terra. Qualcun altro lo prende ai minatori. Chi? Ehi, pidocchioso! Dico a te. Non ci piacciono i ficcanaso, gli facciamo fare una brutta fine. Forse tu sai da dove viene. No, pidocchioso. Cercavi questa? Come facevo a saperlo? Sta tranquillo. Portami qualcosa da mangiare. Uova. Io ci vado matto per le uova. Ehi, ma che ti è successo? Golpe, sei caduto nella minestra? Zitto, per carità! Che hai fatto, barba e fagioli? Chiudete quelle boccacce, bastardi! Alla posada c'è uno che sa della faccenda dell'oro! Uno che cerca Mantas! Merda! Paco, corri a cercare Mantas. Golpe, alla posada. Sereno, Miguel, con lui. Tu a quella finestra. Tu statene al riparo. Mantas se la prende con noi se ti succede qualcosa. C'è ben cotto? Sì, ma sbrigati. Muoio di fame. Ci sono anche altri modi per morire. Oste, un'altra minestra per il signore. Thank you.
Mai vista una pistola così. Che modello è? Sandwich Colt. Gli hanno sparato al gringo. Che aspettano a uscire? Eccoli. Stanno uscendo. Senti, mettili bene in vista. Quello che vuole quel bastardo, farci uscire. Invece noi ce ne stiamo qui al sicuro, ad aspettare Mantas. Dov'è quel moccioso? Oh, Emilia! Accidenti a te, maledetta. Questo non dovevi farlo. No! Mantas ti ucciderà! Ma che diavolo fai? Sono miei, signor. Te li do tutti se salverai la mia mamma. Dov'è ora? Nella casa di fronte, signor. Ci sono tanti uomini cattivi, ammazzali. Non si deve mai pagare un uomo perché uccida. Ma che diavolo aspetta? Salute. Sei troppo forte per me. E per la tua cantina. Pare proprio di sì. Credi che quelli là siano diventati abbastanza nervosi? Direi anche molto arrabbiati. Bene. Allora io vado. Però non mi sei stato di molto aiuto. Figurati se non mi farebbe piacere fregare quella carogna di Mantas. Ma dell'oro non so niente, ti assicuro. Ti credo. Assedia quattro uomini di Mantas. Io non sto assediando nessuno. Voglio solo farli venire fuori. Poi magari li ammazzo, se non fanno i bravi. Ehi, là dentro! Mi sentite? Venite fuori con le buone. Dobbiamo fare quattro chiacchiere.
Mi sentite? Venite fuori e presto, o salterete tutti in aria. Vi do 10 secondi. Mi sentite meglio adesso? Allora, vi siete decisi? Sono qui. Parlare così davanti al bambino. Hai passato molto tempo con loro. Li hai sentiti parlare di un villaggio di minatori? Sì, ne hanno parlato spesso. Credo che si chiami Appaloosa, non ne sono sicura. Mi dispiace, non posso esserti utile. Del fuoco? Grazie. Non importa, in un modo o nell'altro riuscirò a trovarlo. Dinamite. Oh. Dinamite. Dio ti benedica, signore. Potrò tornare in Messico e Mantas non mi troverà più. Buona suerte. Quanto ti devo per l'uovo? Niente. Niente, era un pezzo che non mi divertivo tanto. Ma ti credo. Questo posto sembra proprio un cimitero. Una volta non era così. È stato Mantas a far scappare tutti. Io ero già vecchio per correre. Dove te ne vai ora, amico? Nel posto giusto. Di quelle carogne pagate da Spencer. Con le chiacchiere non risolvi niente. Per ora non possiamo far altro che aspettare. Che succede, Trixie? C'è qualcosa di interessante da vedere là fuori? Direi di no. È soltanto uno straniero. Uno dei soliti pagati da Spencer. Avanti, Oggy. Chiediglielo. Ecco, Baxter, signor Baxter, l'oro, il nostro oro, abbiamo saputo che il carico non è arrivato. Lo ha saputo anche il signor Spencer. Maledetti banditi. E pensare che il signor Spencer aveva chiamato degli uomini proprio in gamba per scortare quell'oro. Certo che il signor Spencer pensa proprio a tutto. Ma la prossima volta andrà bene. Consegna pure il tuo oro al signor Spencer. E dillo anche agli altri. Ma sono già 5 volte che ci proviamo, signore. Ed è passato solo 2 volte. Questa volta passerà. Il signor Spencer ha in mente qualcosa di speciale. Vedrai. Buongiorno. Chi è il padrone? Che cosa vuoi? Una stanza. Ti avverto subito, qui si mangia male e si dorme peggio. Non si gioca, non si fa niente di niente. In questo posto è già molto se si riesce a vivere. Mi piacciono i posticini tranquilli, madame.
Enchanté. Beh, se non lavori per Spencer, una stanza libera ce l'ho. Sono tutte libere. Oh. Chiedo scusa. Enchanté. Ciao, Trixie. Vado a portare i tuoi saluti a Spencer. Un bel maleducato. Filosofo. Si è permesso anche di prenderci in giro, servendosi dei nostri compagneros. Hai capito, Agustin? È un gringo pericoloso. Muy pericoloso.
Dimmi, Verme, è davvero tanto svelto con la pistola? Più svelto di me! Più svelto di me! No, 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 no! Allora non serve Mantas per ammazzarlo. Dove è andato? Decidi di parla! A Palusa! L'unico posto dove non mi posso far vedere. Augustin! Macete! Antonio, andate! Un momento! Il gringo ha la pistola facile. Ricordatevi che cosa ha fatto ai compagneros. State attenti. Mantas vi ama come figli. Svelti, figli di puttana! Che aspettate? Due libbre e tre once, Suames. Esatto? Se lo dite voi, signor Spencer. Bene. Ecco. Tua moglie è guarita? Mi dispiace. E tu, Tornoschi, non mi dai i tuoi sacchetti? Ho lavorato come una bestia per un mese intero. Ed è tutto quello che mi resta. Come vuoi, non forzo nessuno. È un favore che vi faccio quello di depositare il vostro oro alla banca di Dodge City. E va bene, signor Spencer. Stai tranquillo, Tornoschi. Questa volta l'oro passerà, te lo prometto. Ma se hai bisogno di denaro, posso pagartelo subito. Diciamo $50? Ma quell'oro vale 10 volte tanto. Era solo un anticipo. A quanto pare la gratitudine non è il tuo forte, amico mio. Ehi, amico, ho fame. Hai delle uova? Chiamami pure Angelo. Quante ne vuoi? Uno solo, Angelo. Non lo sai che le uova fanno male al fegato? Ah. Alzati. Tieni le mani lontane da quel pane. Non provare a fare scherzi con me. E adesso allontanati dal tavolo. Va bene così. Conto fino a tre. Al tre spariamo. Uno. Due. Non bisogna mai fidarsi delle apparenze, amigos. Avevo pulito tutto stamattina. Speriamo che tu non riceva molte visite. Speriamo. C'è uno sceriffo qui? Niente sceriffo, niente legge. Qui non esiste altro che la General Mines, cioè il signor Spencer. Ah, il signor Spencer. Bene. Vuol dire che andrò a trovarlo. Chi si vede? Enchanté. Mi sei venuto a baciare la mano? È permesso?
Non voleva farmi passare. Cosa vuoi? Mi hanno detto che qui tu sei tutto. Il padrone della compagnia mineraria, la legge, e visto che non c'è una chiesa, forse anche il buon Dio. Non dimostri molto rispetto per lui, signor Sartana. Il buon Dio non spara sulla gente. Ma qui c'è un malinteso. Permetti? Tu torna a dormire. Mi dispiace. Baxter è un uomo violento. Ma in questi posti bisogna essere duri. C'erano 3 messicani qui al saloon che volevano farmi fuori. Pistoleri mediocri. Ma ce n'era uno che sapeva molte cose. Perché lo racconti a me, signor Sartana? Per loro, signor Spencer, i tuoi carichi d'oro. Sbaglierò, ma quei 3 galantuomini facevano parte della banda che lo ruba. Parte di quell'oro era mio. E io ci ho rimesso tutto. I carri, gli uomini di scorta e il denaro che ho dovuto anticipare. Tu piuttosto sei proprio sicuro che quelli erano banditi? Proprio sicuro no. Ero troppo lontano quando hanno assalito l'ultimo carico. E perché non hai tentato di fermarli? Gratis? Nessuno si mette mai nei guai per niente. Ma se sei disposto a pagare bene, potrei scortarlo io il prossimo carico. Devo pensarci, signor Sartana. Pensaci, signor Spencer. Pensaci pure con comodo. Ho già mandato a chiamare della gente in gamba. In ogni modo... Speriamo che non siano come gli ultimi. Come Bart Travis, per esempio. Non lo conosco. Forse aveva cambiato nome. Non era la prima volta che stava dalle parti di un carico d'oro, ma sempre fra quelli che lo assalivano. Beh, sai dove cercarmi. Ancora. Ancora fa un dollaro. Allora, Trixie, cosa pensi di fare? Salute, signora. Bisogna anche vedere da che parte sta questo gentiluomo. Perché non provi a parlargli? Forse ho un'idea. Senti, Angelo, che si fa di bello la sera qui ad Appaloosa? Una volta si giocava, adesso si dorme. Sì, sì, d'accordo, ma... Signor meglio... Sartana! Signor Spencer vuole che siamo amici. Simpatico, signor Spencer. Si vede che non gli va di pagarti il funerale. Da bere per il mio amico. No, grazie. Sarà per un'altra volta. Ora vado a dormire. È un vero amico. Non vuole farmi spendere dei soldi. Beh, faccio come lui, me ne vado a dormire. Che nessuno mi disturbi fino a domani mattina. Potrei anche arrabbiarmi. Hai capito, Mantas? Basta! Ora mi hai seccato. Nessuno può parlare così a Mantas, ricordalo. Io l'avrei distrutto quel carro. Ma quel Sartana è un demonio. Accidenti a sua madre. Ok, ok. Non litighiamo. Sarebbe stupido con quell'oro in ballo. No. Bada che non mi accontento più delle briciole io. Ce n'è per tutti. Però prima devi togliere di mezzo Sartana. Con mucho gusto. Bene. Ma devi farlo prima che il signor Spencer gli affidi la scorta del prossimo carro. E ricordati che Sartana non è uno stupido. Perciò devi farti venire qualche buona idea.
perché sennò quello ti fa fuori prima che tu dica amen. Non sei d'accordo? Porco! Bueno, ci penso io a quel gringo filosofo. Basta capire dove tiene la pistola, no? Certo. Mando due dei migliori con Caetano a fare il lavoro. Caetano è giovane, ambizioso, furbo. Ma l'idea è mia! Una grande idea! Perfetto. Ma ora è meglio che vada. In paese potrebbero insospettirsi. Ti accompagno. Aveva detto di non disturbarlo. Bueno, da oggi riposerà in pace. Ci pensiamo noi. Tu non muoverti, Angelo, e non fiatare. Se no ti facciamo diventare un angelo con le ali. Vamos. Stavolta la pistola dove la prende? Nudo come un verme. Salve. Faresti meglio a dire addio. Ho l'impressione che quella tinozza sarà la tua bara. Anche Marà lo fecero fuori nel bagno. Peccato. Allora non è un'idea nuova. Il capo non ce l'ha mai detto di aver fatto fuori questo pistolero o questo Marat. Un momento. Voglio un bel funerale. Ci tengo. Posso pagarmelo. Ho un bel mucchio di dollari. Allora dacceli. Al funerale pensiamo noi. Dove sono? Li tengo lì. È il mio salvadanaio. Permetti? Ah, mi raccomando il funerale, Con la musica. Fermo! Sono più svelto io? O era più svelto lui? Sono più svelto io? O era più svelto lui? Perché lo chiedi a un fiore? Un giorno o l'altro lo scoprirai da te. Certo, ma non c'è mai fretta per certe cose. Capo! Petro dice di aver visto... Salve.
Fregare tutto l'oro della General Mines. La devono aver raccolto quei bastardi. È un'idea, socio. Ehi, Paco! Porta da mangiare al mio amico. Un uovo. È semplice, socio. Mi affideranno la scorta del prossimo caso. E allora? Ci sarà sabbia, come al solito. Questa volta potrebbe esserci l'oro. Prego. Fammelo un po'. Faglielo ben cotto. Già. E a te che piace crudo. Mescal, provaci un'altra volta e ti faccio secco. Via! Se c'è da far secco qualcuno, ci penso io, socio. Allora, vai avanti. Immaginiamo che l'oro non stia viaggiando sul carro. E che lo portino via da un'altra parte. E dall'altra parte ci sarai tu. Ti gusta? Sicuro. Ma stiamo al 50%, vero, socio? Sicuro di quei due, Baxter? Sicuro. I fratelli Brando forse costano molto, ma rendono di più. Nessuno di quelli che li ha affrontati l'ha potuta raccontare. Whisky e un gin. Non hai capito. Non hai capito niente. Il gin è per me, il whisky per mio fratello. Liscio, signore? Non fare domande, sto diventando nervoso. Non trattarlo male, Joe. È un bravo ragazzo. E non è mica colpa sua se vive in questo posto schifoso. Spero proprio che valgano tutti i soldi che mi fai spendere. State tranquillo, signor Spencer. Ci tengo quasi quanto voi al vostro oro. Guarda, Baxter. Lo conosci? Mai visto. Ehi, guarda che tipo quello. Anche questo gin fa schifo. Per forza. In questo paese fa tutto schifo. Vero, ragazzo sveglio? Perché non fai il bravo e apri un'altra bottiglia, eh? Di quelle che hai da parte. Una bottiglia buona, eh? E allora, che succede? Flint, il ragazzo sveglio ha paura che noi non lo paghiamo. E tu pagalo. Lascialo a me. Su, amico mio, prendi la moneta. Pagati il tuo gin schifoso.
Spiacente, ma non vendiamo gine ai maiali. Ti dispiacerebbe ripeterlo, madame? Hai detto proprio maiali? Sì, hai sentito bene. Vuoi scotennarla, Joe? Non faccio mica il barbiere, Flint. Ho capito. Le tagli la lingua. Non faccio mica il chirurgo, Flint. Non sei niente male, madame. Solo che dopo il lavoretto che ti farò, scommetto che gli uomini non potranno più guardarti in faccia. Ho indovinato. Un bel taglio sulla guancia. Ehi, gentleman. Sabata. Sabata. Joe, chiedi scusa alla signora. Scusa. Non ci siamo proprio. Devi fare un bel inchino. Ancora non mi piace, John. Mettici un po' più di grazia. No, non ci sai fare. Sei un disastro. Flint, portalo via e non vi fermate finché non siete arrivati in Messico. E cerchiamo di sbrigarci. Oggi vi è andata bene. Il giovedì non ammazzo mai. L'ho promesso. Promesso a chi, signore? Alla mamma. Sono molto riconoscente, signore. Per così poco, madame. C'è una stanza? Credo che mi fermerò. Ma certo. Rixi. Volete scusarmi un attimo? Prego. E quei due dicevano che è un paese schifoso. Perché non lo è? Ma è anche un paese pieno d'oro. E secondo me voi potreste guadagnarne un bel po'. Non con il lavoro, spero. È una cosa che non ho mai considerato. Mi dà fastidio. Perché non ne discutiamo facendo una mano a poker? Volentieri. Siete giocatore? Mi difendo. Angelo! Un mazzo di carte nuove! Giocate forte voi? Certo. A tutti piace vincere, ma pochi ci riescono. Posso giocare anch'io? Perché no? Non ho nulla in contrario. Anzi, la partita sarà molto più interessante. Specialmente per me. Un fante, una regina. Un re. E un asso. Avete anche il quarto. Se c'è anche lui, signori, si gioca a raddoppio. Il mondo è piccolo, Sabata. Troppo per due come noi. Non preoccuparti, amico. Per allargarlo basta una fossa di 2 metri. 2 metri? Ti starebbe stretta. Beh, vogliamo dare queste carte? Mm.
Apro di 10. 25 per giocare. Fino a 50. 50. Due carte. Anche a me. Servito. Servito. Parole. Parole. $100. Va bene. Ci sto. 200. Fino a 1000. Per me va bene. Per me è troppo. Fino a 2000. $3000. Li vedo. No. Il piatto è tuo. Fantastico. Era un bluff, forse due. Vero? Chi lo sa. Per sapere certe cose bisogna pagare. E anche parecchio. $10000 mi sembra ragionevole. Il vostro carico d'oro arriverà a destinazione. Non mi pare che ci sia la parola fiducia nel vostro vocabolario. Rischio, ma al 50%. È una mia cattiva abitudine. Speriamo che sia l'unica. A proposito, perché avete scelto me e non Sartana? A poker l'hai battuto. Mi sembra giusto. Sono stato bravo? Un vero attore. Ma perché me e non lui? Perché tu sei il più furbo. Quella mano a poker non l'avevi perduta. Non me la dai a bere. La verità è un'altra, signor Spencer. Hai capito subito che Sabata non è capitato qui per caso. Sente l'oro al fiuto, come i cani da caccia. A proposito, e Baxter? Chiaro che non gli ho detto niente. Un bel piano, però. La prima regola è dividere i nemici. Sabata uccide i banditi. E io uccido Sabata, se ci prova. L'oro sarà più al sicuro con me che qua dentro. Bella cassaforte, però. È la migliore che esista. È una Gallagher ultimo modello. Non vado a spese io quando si tratta di proteggere l'oro di questa brava gente. Purtroppo ce ne sono pochi come te. 2-8. Due assi. Ho vinto. Vediamo un po'. Ti devo... 1.375.000. E 50 cents. Sei un imbroglione, Angelo. Beh, io vado a dormire. Sogni d'oro, signore. Non credi di aver sbagliato stanza? Non ho sbagliato. Voglio parlarti. Ho l'impressione che sarà un discorso piuttosto rumoroso. No, si sarai ragionevole. Devi stare con me. Non c'è bisogno di minacciarmi per questo. Sei fuori strada. Voglio parlarti solo d'affari. Per il momento. Peccato.
Ti ascolto. È un anno che mi batto perché Appaloosa diventi una città ricca. Ho speso tutto quello che avevo per fare il più bel saloon del territorio. Ma non è servito a niente. Vai avanti. I minatori devono lavorare come bestie per tirar fuori l'oro. Ma quei porci glielo portano via. Ti pare giusto? Certo che no. Dovrebbero spenderlo nel tuo locale. Non è così? Almeno si divertirebbero. Senti, fai in modo che quell'oro non sparisca, avrai il 10%, va bene? Voglio la metà. Sono un porco. Anche per voi la metà è meglio di niente. Forse ho sbagliato. Dovevo mettermi d'accordo con Sabata. Con quel disonesto? Ma quello si pigliava tutto. Brava. Però si fa a modo mio. Spogliati. No, sei fuori strada. Devono credere che abbiamo passato la notte insieme. Io intanto vado a fare un giretto. Peccato. Se non fosse per quel dannato oro. Non entri mai dalle porte? Dovevi avere qualcosa di interessante da fare per non stare al calduccio con questa qui. Non mi avrai mica preso il posto. Non ho bisogno di legarle. Io piaccio. E poi quando lavoro non ci penso a queste cose. L'ho sempre saputo che sei un professionista serio. Sai, credo che non ci sarà oro sul carro domattina. Sono dei cervelloni. Giocano a fare i furbi quelli della General Mines. Così pare. Pensano che tu assalirai il carro come al solito. Ma se invece... Se invece... Sarai tu, Romero, che assalirai il carro. Con molta gusto. Mentre io invece me ne andrò in paese con gli altri. Bueno, bravo, bueno. È stata un'idea del gringo quella di separarci. Buona idea. Però quest'altra è tutta mia, signor Sartana. Io mi prenderò tutto l'oro. E ce lo divideremo solo tra noi. Però mi sarebbe tanto piaciuto ammazzarti di persona. Socio!
Baxter. Sì, signor Spencer. Fa pure con calma, Baxter. Abbiamo tutto il tempo. Si scanneranno tutti. Mantas, Tartana, Sabata. E per dei sacchetti di sabbia. E se si salva qualcuno? Meglio per lui. Tanto noi due saremo già al sicuro in Messico. Romero! Compañeros! Il carro è partito! A cavallo, hombres! Non facciamo aspettare Tartana. Miguel, due o tre uomini per la collina. Gli altri con me al canyon. Ah! Ah! Allora, tutto pronto? Sì, certo. Ho portato i cavalli sul retro, così nessuno ci vedrà andare via. Lo sai, Baxter, quasi quasi mi dispiace andarmene. Quanti anni sono? Abbastanza perché quei fessi di minatori si sudassero tutto l'oro che ci portiamo via. Finita, socio. Molto lontano, d'acque veniva un mormorio che uscivano da una caverna. Ehi, gentlemen, cercate me o Sartana? Allora ce l'avete proprio con me, vero? Sono qua. Questa parte. A terra. Ma dove mi cercate? Thank you.
Prendi. Avete visto? Il verme è uscito dalla sua tana. Andiamo a bere. Bastardo, dove sei? Abbiamo sete. Allora, verme, dove ti sei cacciato? Ce n'hai messo di tempo. Mi ero quasi stancato di aspettarti. Ti ringrazio, socio. La tua idea ha funzionato. Figurati. Sono io che ringrazio te. Hai portato la mia metà. No, non sono qui per la tua metà. È per via di quel dubbio. Chi è più svelto fra noi due? Finalmente me lo posso togliere. Già, è una buona occasione. Ti avverto però che sono un po' arrabbiato con te, Mantas. Sei un disonesto. Faccio quel che posso. Vedi, socio, in fondo non si tratta di sapere quanto sei svelto, ma quanto sei furbo. Adesso sta bene a sentire. Noi siamo in tre. Lui spara su quel pane. Lui conta fino a tre, poi ti tira la pistola. E io ti sparo in faccia, claro? Proprio un duello fra gentiluomini. Ah. La mia pistola contro la tua, quella. Perché tanto dove la puoi tenere un'altra pistola? Qua sotto, per esempio. No. Questa volta negli stivali ci tieni i piedi. Pedro. Uno. Due. Signore, ci lascia. Preoccupati invece di questi signori che ci hanno lasciato per sempre. Ah, mi raccomando, casse robuste. Che non scappino fuori. Adios, amico. Senti. Visto che ora è proprio un cimitero, perché non vieni via?
Adesso che Mantas è morto, la gente tornerà. Dimmi, dove te ne vai? Ho un appuntamento. Con uno che mi sta correndo dietro. Sparare. Sartana dice che ti aspetta al salone. Bene, ti consiglio di venire con me. Non vorrei che ti perdessi lo spettacolo. Molto buono, come lo fa la mia mamma. Ehi, Sabata. C'è Sartana. Professionista serio, non manca mai a un appuntamento. Andate dentro, madame, si può rompere la tazzina. Che te le apra, amico? Faccio da me. Eccellente qualità. Mi sembra un'eccellente qualità di sabbia.
Non mi avevi mica chiesto cosa c'era. Perché lo sapevo che l'oro non è lì dentro. Metà e metà? Non ho nulla in contrario, amico. Se ti accontenti della metà di niente. E di questi. Non bleffare. Non te lo consiglio. Ora non stiamo più giocando a poker. Non sto bleffando. Neanch'io. Bravo. Ma ora finisci con calma il tuo sigaro. Perché è l'ultimo sigaro che fumerai. Non ti sarai offeso. Neanche tu, vero? Sbagliato? No. Un colpo l'ho lasciato per te. E adesso vattene. Sei una carogna. Hai barato. E tu un villano. Sai, l'ho promesso alla mamma. Mai perdere un vantaggio. E mai permettere che qualcuno se lo prenda. E adesso lentamente sali a cavallo. Tieni le mani lontane da tutto. Fermati. Spilla il Winchester dalla sella. Con la sinistra. Prendilo per la canna. Così va bene. Lascialo lì, su quella botte. Adesso vattene. Ehi, cosa vuoi fare? Ho anche questo. Sei troppo distante per usarlo. Forse no. Un ricordo della mamma. Sì, va bene, ma dov'è l'oro? Ma che fai?
Accidenti, non mi dire che Angelo ci è rimasto seduto sopra per tutto questo tempo. Soltanto che non lo sapeva. Bene, ce l'abbiamo fatta. Metà e metà. Temo che ti dovrai accontentare solo dei $10,000, amico mio. Sembra mica carino. Lo avresti sicuramente perso tutto quell'oro se non fosse stato per noi. Noi? Se ha detto noi, vuol dire noi. Mai fidarsi delle apparenze, madame. Mai. Allora, che facciamo, amico? Ce ne vogliamo andare da qui? Stavolta non potevano davvero sapere dove tenevi la pistola. Per forza. Eri tu la mia pistola di riserva. Però, che tipetto quella Trixie. A momenti riusciva quasi a fregarci. Le donne. Sai una cosa, amico? È soprattutto delle donne che non bisogna mai fidarsi. Io non mi sono sposato apposta. Ehi, Sabata. Ci scommetto il mio sigaro che anche tua madre non era sposata. Ehi! Hey!